Ciao a tutti raga, io sono Stickets e oggi siamo qua un'altra volta con le gommaglie. Anche perché raga io ho trovato 11 gommaglie delle 20 totali e devo riuscire a trovare le altre 9 o almeno andarci vicino per poi poterci fare qualche scambio magari. Queste sono le 11 gommaglie che avevamo trovato. Abbiamo trovato Atalanta, quindi 11. Poi ovviamente abbiamo trovato anche qualche doppia, tipo tripla con l'Atalanta, doppia con del Milan, doppia con del Napoli, ma oggi abbiamo 5 pacchetti di gommaglie. Poi raga con 5 bustine tenteremo di fare il pronostico di Inter-Atalanta in programma lunedì sera allo stadio San Siro. Anche perché raga io ho fatto solo 2 pronostici e per ora li ho azzeccati, non il risultato esatto, però li ho azzeccati perché la prima era Inter-Milan e sono riuscito a azzeccare il risultato vincente dell'Inter. Mentre raga il secondo pronostico era di Roma-Milan e sono riuscito a azzeccare la vittoria del Milan. Adesso chissà se riesco ad azzeccarla Ma prima di cominciare con il video che lasciate un bel like supporto, iscrivetevi al canale che sta proprio qua sotto se ancora l'avete fatto. Vi ricordo che è completamente gratuita, ve lo ricordo sempre. Ed è anche l'unico modo per supportarmi raga se vi piacciono i miei contenuti. E soprattutto vi ricordo che se lasciate sotto nei commenti l'hashtag salutami con un nickname verrete salutati nel prossimo video. Detto questo iniziamo subito con l'unboxing. Tra l'altro stavo guardando la meta dell'Atalanta, ce l'abbiamo, ci manca quella dell'Inter. Andiamo col primo pacchetto di gommaglie, vediamo. Apriamoci la gommaglia, abbiamo superato appena di poco il 50% della raccolta, vediamo. È la gommaglia del Bologna! È subito una che ci manca, raga. Il Bologna, fantastico. Guardate qua che bella quella del Bologna. E ora apriamoci il pacchettino per vedere il pronostico. Abbiamo Nicola Canic dell'Hellas, Roberto Insigne del Benevento. Poi abbiamo il Sassuolo, lo scudetto della Reggiana. Poi abbiamo Ben Nasser. E il codice che ormai il concorso è terminato. Secondo pacchetto di gommaglie, siamo partiti forte con la gommaglia del Bologna. Apriamoci anche la gommaglia, vediamo, ed è la gommaglia del Crotone. No, già ce l'avevo quella del Crotone, raga, già ce l'avevo. Ora apriamoci anche il pacchettino vedendo se troviamo qualcuno dell'Atalanta o dell'Inter. Abbiamo Marin del Cagliari, 3 giocatori del Cosenza, Teraves dell'Udinese, 2 album. Abbiamo Carlo Pinsoglio, il re dei bomber panchinari, il re dei terzi portieri, e il codice. Dopo 2 pacchetti siamo ancora 0-0 tra Inter e Atalanta, ragazzi. Com'è possibile? Andiamo col terzo pacchettino di gommaglie, ce ne mancano ancora 8 per completare la collezione. Apriamoci il pacchettino, vediamo. E abbiamo la gommaglia del Genoa! Boom bitch, get out the way. Boom bitch, get out the way. E anche questa mi mancava, raga, tanta roba. Andiamo ora col terzo pacchettino, vediamo. Squadra del Crotone, Fabio Liverani, Fernando Forestiere dell'Udinese, Benesinski e Gaston Ramirez. Quindi ancora niente giocatori dell'Atalanta o dell'Inter. Pacchetto delle gommaglie dopo, vediamo se ci gira bene adesso. Apriamoci la gommaglia, vediamo chi troviamo adesso. Ed è raga la gommaglia del... no, il Cagliari. Però raga dopo 4 averne già trovate 2 non è male. Ora andiamo con il pacchettino, vediamo. Questa volta abbiamo Bugo, che dov'è raga Bugo? Scherzavo raga, so dov'è, a Sanremo stavolta. Poi abbiamo Kalidou Koulibaly del Napoli, Rolando Maran, Darko Lazovic e... uno scudetto da Sampdoria che è ancora 0-0 tra Atalanta e Inter. Andiamo con l'ultimo pacchetto di gommaglie. Apriamoci la gommaglietta che è incastrata e abbiamo la gommaglia del Sassuolo. Raga 3 su 5 gommaglie che mi mancavano di 9. Quindi ora me ne mancano in totale, se non la matematica non è un'opinione, me ne mancano 6. Cioè raga guardate che bella la mia collezione di gommaglie. Me ne mancano 6 è vero, ma le troverò, giuro che le troverò. Ora andiamo con l'ultimo pacchetto dove si decide la sfida tra Atalanta e Inter. 3 giocatori del Venezia, squadra femminile del Milan, Tames dell'Hellas Verona. Poi abbiamo Toloi dell'Atalanta ed è 1-0 per i nerazzurri però di Bergamo. Quindi 1-0 Atalanta. Poi abbiamo Audero e il codice. All'ultimo respiro l'ha decisa l'Atalanta. Raga, quindi il mio pronostico è l'Atalanta che esce vittoriosa da San Siro. Anche se la vedo dura con questa Inter che sembra veramente forte. Però raga, ho già azzeccato 2 pronostici su 2. Chissà che il terzo non sia buono. O se sbaglio non prendetevela con me comunque. Magari raga, fatemi sapere sotto nei commenti 1 il vostro pronostico di Inter-Atalanta e 2 quante doppie avete. Perché io raga tra... Cagliari, Crotone, Napoli, doppia Atalanta, una del Milan e una della Juve, ne ho già un bel po', anche se non mi è andata poi così male questo spacchettamento. Detto questo, io passerei direttamente ai saluti. Con questa bellissima grandissima del mitico Carlo Pinsoglio, 3 scudetti, raga, 4 stagioni in Serie A e 3 scudetti senza forse fare una presenza, forse ne ha fatta una. Comunque voglio salutare Zlatan Forever, Elvis, Antonio il Napoletano Doc, Domenico, Alessandro, Dex, Polanca e Flavia. Vi risaluto tutti e vi lascio al prossimo video! Oh raga, magari ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto.